Schierati sulla linea di partenza troviamo gli atleti della categoria G3, come vediamo dalle immagini è un bel gruppetto nutrito anche quello delle femminucce che si sfideranno quest'oggi qui ad Albano Sant'Alessandro. Per la categoria G3 i giri da percorrere saranno 4, quindi in totale 4 km più il pezzo che va dalla partenza al traguardo di circa 4-500 metri, quindi poco più di 4 km in totale la gara, ma saranno 5 le volte che questa categoria dovrà affrontare la salita del traguardo. E suona la campana anche per gli atleti della categoria G3, come vediamo dalle immagini il gruppo sembra un po' più compatto rispetto alle corse precedenti, l'andatura è bella veloce, quindi ci aspetta un ultimo giro mozzafiato con i giochi apertissimi. Scriveva il giorno cu, battendo il martello ci deva, A, B, C, F, G, H, U, battendo scintille faceva, botta ragazzi che botta, pesce giorni cucuto picò. E all'ultima curva il gruppo è ancora compatto, un gruppetto di testa che inizia l'ultimo strappo con una lunghissima volata per arrivare fin sotto il traguardo, e da prevalere è Mattia Riva dell'Aspirano Ciclismo che precede Luca Ferrari e Luca Scotellaro. La classifica a quinta posizione per Alan Assoni dell'Albano Ciclismo, quarto Luca Bertola della Gazzanighese, terzo Luca Scotellaro dell'Almenno, secondo Luca Ferrari dell'Osio Sotto e vincitore Mattia Riva dell'Aspirano Ciclismo. Per quanto riguarda la categoria femminile, terzo posto per Martina De Vecchi della Caravaggio, seconda Viola Invernizzi del Team Serio e vincitrice Valentina Ravelli della Villongo. Addosso libro che